tutti, siamo alla vostra Spoleto Arte nel cuore di Spoleto. Quest'anno è un anno particolare, ma noi siamo sempre ottimisti e positivi. Siamo con la curatrice d'arte Flavia Sagnelli e andiamo a vedere nel dettaglio le opere degli artisti. Prego Flavia. Maria Maddalena Biancardi, con Magnone alla chiesetta. Guarda che quadro emozionante, come bello colorato. Sì, esprime leggerezza, esprime passione, positività, sembra di entrare in un sogno. Sempre lei che riproduce questo fiume con questi alberi. Passiamo a Angelo Zuccaro, la sua dolcezza con questi fiori così graziosi. Sì, qui c'è proprio la voglia di raffigurare la natura in tutta la sua, tutto il suo messaggio positivo. Questi colori accesi, però allo stesso tempo delicati, molto molto bello, molto forte. Claudia Pietralunga, questi cigni la dicono tutta. Guarda, sì. Molto d'arredo, bello. Claudia Pietralunga con uno stile un po' impressionista ci porta dentro un sogno, ci racconta la sua visione dell'amore, molto romantico. Deborah Ferruzzi Perusi all'acquarello, è un acquarellista, è un'arte che sembra a quanto pare non prioritaria, ma invece a me piace molto e la sostengo. Sì, io poi la trovo, tra l'altro, forse la più complicata, non bisogna sbagliare, bisogna fare tutto subito. E anche qui c'è tanta poesia, questo scorcio con la bicicletta ci porta il weekend, fine settimana, sereni, in famiglia, di qua invece la calma, sì, del ruscello, del fiume. E passiamo alla scultura adesso. Angelo mi ha mostrato questa meravigliosa scultura in legno, Perdita di identità, che meraviglia. Sì, molto metafisica, questo volto che si disperde come in pixel, molto, molto significativo. E poi passiamo a Maria Iarda, un'artista che viene dalla Romania e ci ha fatto veramente un regalo a essere presente qui, è riuscita ad arrivare, ma che bello, guarda, quanta profondità. Sì, anche qui un grande richiamo all'impressionismo, non solo nello stile, ma anche negli abiti dei personaggi, richiamano proprio quelli dei quadri ottocenteschi. E mi giro invece qui Antonio Pamato, con il rifacimento ovviamente della Divina, come si può dire, la Mona Lisa, è un altro quadro molto interessante. Beh sì, questo è molto interessante perché comunque è una sua rivisitazione, questi occhi moderni, espressione diversa, però insomma chiaramente il rimando è immediato alla Mona Lisa più famosa. Ecco, siamo a queste tre opere belle, come le vediamo che con il protagonista è il mare, di Maria Milena Rocchetto, tutti e tre molto forti, molto belle. Sì. Sì, qui interessante è quello che vediamo in primo piano, quindi questi riflessi sull'acqua, quello sfondo, come se fosse avvolto dalle nuvole, le luci dell'alba, molto, molto interessante la sua tecnica, molto, molto, molto delicata. Cinzia Gorini, fortissima milanese, che tra un po' tra l'altro avrà una personale, la storica Milano Art Gallery, proprio tra un paio di mesetti, dove vedremo tante delle sue opere. Sì, Cinzia Gorini con il suo blu che ci porta calma, lei riesce a trasmettere veramente serenità. Ugo Savoia, un notturno meraviglioso, guarda che forza. Sì, bellissimo, esce fuori dalla tela, materico, delicato, nonostante la grandezza e nonostante questa parte in evidenza che sembra venire fuori dalla tela. Anna Axis Caporale, un bellissimo paesaggio, sembra quasi la Grecia o anche forse qualche isola dell'arcipelago, sì. Sì, sembra ci riporta subito al mare, sembra di stare lì, vuole fare un tuffo. E il simpatico Aldi Milano, con queste due opere, con la sabbia e con i sassi, è quello qui, con un ulu, è venuto anche ieri, è un personaggio. Sì, no, questo è molto molto interessante, perché usa tutta la materia per ricreare il soggetto, il paesaggio che ha in mente, quindi i sassi, la sabbia, perché sta ricreando effettivamente una spiaggia. È forte, molto forte. Concludiamo con Mirko Loncelli con questo quadro materico che dà un ottimo significato. Sì, questo l'avevamo già visto, sì. Sempre molto interessante, sì, interessantissima la sua visione dei paesaggi cittadini, così astratti, però così pieni di significato. E poi siamo a Silva Surace, Fede e Speranza, guarda che meraviglia. Bellissimo, qui proprio il messaggio spirituale e simbolico viene fuori. Addentriamoci adesso perché abbiamo un'opera forte di Enrico Fraschetti, Ragazza con l'orecchino, ovviamente è un omaggio a Vermeer. Meravigliosa, una riproduzione veramente perfetta. In marmo, e poi andiamo a Paola Paesano con le sue bufole, guarda che forza,
significativo perché dà un messaggio sì. anche importante. Sì, sì, questo artista dà voce a un animale di cui effettivamente nessuno si parla mai. E poi siamo al maestro Pasqualetto con Margherita Hack, Einstein, guarda che forte questo quadro. Beh sì. Che bella mano. Lui veramente ha una mano incredibile. Un artista a 360 gradi. E poi abbiamo il nostro angolo del caffè che viene offerto caffè, tè e quant'altro. E andrei verso la video esposizione che è anche interessante. Qua con tutti gli artisti che hanno, chi ovviamente ha avuto dei problemi a portare l'opera, anche perché la mostra era pienissima, e coloro dall'estero come Eleonora Pulcini che viene in Australia. Quindi qui abbiamo Elisa Fossati, una bravissima fotografa. Cioè, rappresenta il mare e Love is Wonderful. No, lei ha un occhio veramente particolare, grande sensibilità, e poi accompagna le sue immagini sempre a pensieri, quindi è proprio un'opera d'arte completa. Ecco, adesso vorrei che tu commentassi un po' questa canalità, guarda che meraviglia. Sì, questa nasce da un'idea geniale. Sì, perché portare l'arte in TV in questo modo, ecco, non è una cosa proprio che succede tutti i giorni. Alcuni artisti potranno collegarsi da casa tramite Zoom, Skype, e altri potranno venire in studio con ovviamente il contributo di Sgarbi, Alberoni, Silvana Giacobini, Paolo Liguori e tanti altri. Saremo in diretta sul canale 83, Flavia, che ci sarai tu naturalmente. Sì, no, veramente grazie per questo invito e complimenti per... E poi c'è L'arte in quarantena, questo libro fantastico dove artisti talentuosi italiani che seguono le selezioni possono andare esposti con Gina Lollobrigida, Fellini, Franco Battiato, addirittura Silvestre Allone, Johnny Depp e tanti altri. E poi una cosa che mi sta a cuore in particolar modo, il 28 novembre ci sarà il concorso La Signora delle Stelle in onore di Margherita Hack con un catalogo meraviglioso, e questa la sento molto. È nella storica Milano Art Gallery che esiste da 53 anni. Meraviglioso. Andiamo avanti e vediamo qualcosa di bello. Innanzitutto il roll up per nome di tutti gli artisti che questi giorni ho preso di mira per le tante foto. E poi siamo alla simpatica Antonella Rollo che c'era anche ieri qua con noi. Sì, brava. Sì, sì, lei è bravissima, meravigliosa, di grande, le sue opere sono veramente comunicative, una grande potenza. Sì. Una bella mano, una bella persona. E poi passiamo per Mario Pizzardi, un attimo. Mario Pizzardi. Un bel quadro significativo, e per passare Emanuele Biscaro che fa introspezione. Sì, molto interessante perché ha una mano incredibile, la riproduzione del corpo femminile è perfetta, però ha un messaggio simbolico astratto, non figurativo, e astratto insieme. Passiamo al riccio di Angelo Piccolo, guarda che bello, sì. Già visto a Biennale Venezia. Sì, questo è incredibile. Adesso però lo vediamo in un'altra posizione, ma esatto, anche sì. Perfetta. Loredana Curnis, ecco, è autodidatta, è di Bergamo, ma con i suoi colori è un'esplosione di gioia. Sì, molta energia, quindi tantissima. Sigrid Plattner, la famosa scarpetta rossa contro la violenza con le donne, un'opera meravigliosa, un'amica e del suo Tirolo. Sì, l'opera evocativa, simbolica, allegra nonostante il messaggio che non sia proprio più felici. Andiamo avanti con Andrea Cattini che ci rappresenta due foto. Questa è la zona delle foto e quindi rappresenta sempre la violenza sulle donne, significativo, sì. Un messaggio importante da veicolare. Sì, ma quello è interessante perché scatta questi momenti che sono tra il fuoco e il negativo, quindi è come se volesse immortalare un momento che non è né qui né dopo. È molto interessante, è particolare il suo stile. E siamo a Jacqueline Domini, un francese, autodidatta, e fa queste foto significative anche lei. Sì, questo anche qui trovo una sensibilità nella scelta del paesaggio. Siamo a Francesco Oliva, ecco, un'esplosione di colori e foto paesaggistiche, bellissime. Sì, da Rombardi. Lui riesce a trovare una combinazione di momenti e tecniche fotografiche impareggiabili. Dietro Rapanelli, le foto dove esprime appunto il suo concetto, a quanto pare non si vede, siamo malati di social, purtroppo sì. Oggi alcuni che esagerano. Sì, questa è un'idea molto originale, un progetto molto originale, e si lancia un messaggio che è quasi uno schiaffo, ti fa proprio capire in che direzione stiamo andando. Maria Delaria Scorpione, ecco, le foto parlano da sé, sempre un messaggio femminile che bisogna sostenere, sì. Enfatizzare. E un'attenzione particolare a donne che
vengono da un'etnia in particolare, mentre fanno qualcosa di folcloristico, di tipico, quindi molto interessante, ci porta dentro mondi che non conosciamo. Un saluto a Paolo Costantino che non c'è più, infatti siamo andati all'opera, ho voluto sostenerlo, un abbraccio forte, è stato con noi a Miami nelle grandi e alte mostre che ha fatto. E questa opera che la rappresenta è La Speranza. Roberto Melloteggia con questa opera che rappresenta il Cristo e lui cosa la sceglie? Sì, questo appunto, è molto impattante, ci fa vedere cosa hanno lasciato a noi e cosa lasceremo noi a noi. Quindi, analizzata bene, Ulva, Ulla, Ulla Vox, è sempre una coppia che cammina verso un percorso di fede e di chiesa e lei che riflette. No, è molto interessante lo stile, sembra un po' Novecento, un po' Quinto, un po' Scile, un po' da... Passiamo di nuovo all'acquarello con Luciana Rossato, l'intensità. L'intensità è vero, lo sguardo di questa donna è molto intenso nonostante le poche pennellate che le sono servite per il grafo. Continuiamo con un'opera di Giovanni Righi, adesso scultura che rappresenta sempre qualcosa di forte. Sì, questo artista ci porta un po' indietro nel tempo, alle radici, alla tradizione, questa riproduzione sacrale, soprattutto questa statua mi fa pensare proprio alla scultura santa, insomma di tanti anni fa. Adesso siamo a Bove, la grandezza di Pasquale Bove, che lui fa questo Cristo importante, imponente, poi fa l'oltre, quindi significativo anche molto forte. Sì, qui c'è proprio un uso di tecniche miste, si vede che usa il pennello, usa la spatola, usa le mani, usa il dripping, è molto, molto forte. Ben dividiamo con queste due opere, con gli amministratori di futuro e una materna, la maternità, anzi, è molto dolce e molto profondo. Sì, lei ha questa capacità con il colore, le sfumature che crea di portarci dentro un sogno e raccontarci in modo tenero cose che però sono molto, i messaggi sono molto forti. Virginia Farnetti, una foto, un composite, un oltre, Break Your Soul. Sì, questa artista con le sue foto che poi lavora e crea collage con frasi e altre immagini lancia messaggio, in questo caso è in questo momento mascherine, attenzione. Caduce Rappalero, amica di Milano, Italia sarà troppo tardi, quindi sono attrice con la brigia. Questo è proprio metafisico. Poi passiamo a Di Francesca che fa una pirata, cioè per le mani che oggi sì, usiamo. È protagonista, infatti vediamo una grandezza, è un'idea molto, molto originale, il soggetto, bravo. Nevelle, che ha la Filippi, che rappresenta la sua dolcezza in questo modo. Sì, Nevelle riesce sempre veramente a trasmettere questa vivacità, energia, questo colore. È impossibile non sorridere quando vediamo le sue opere. Francesca Colacello sta bevendo sul mare, è suggestivo. Sì, ha usato una tecnica di colatura della pittura dall'alto e ha ottenuto gli effetti, sembra di vedere il mare sotto il mare con la luce riflessa. Il legno pilato, wow, Venus Maris. Sì, questo è un arte ricco, molto barocco, bellissimo, sì, molto. Sì. Passiamo a Lucernini con quest'opera Madre Terra, che è diversa dall'altra che abbiamo esposto nella chiesa. Sì. Sì, qui se notiamo bene una figura umana che viene fuori da questo verde, da questi colori proprio terreni e ci fa capire come in effetti siamo noi stessi, una natura. Sì. Raffaele De Santis, esatto. Mutazioni. Ah, è una opera che ho letto, la studiata. Sì, di forte impatto. Colori, sì. Questa è veramente funzionante. Anna Paglia che fa un omaggio stellare di spazio, sarebbe bello portarlo appunto al premio Margherita a Milano il 28 novembre, lo trovo meraviglioso, si illumina anche. Sì, questo è veramente un pezzo di cielo, questo da parete, veramente, veramente bello, veramente intenso. E passando adesso a Giulia Popolini con le sue Madonne, veramente particolare, straordinaria, di Pordenone, ed è veramente talentuosa. Un'opera fatta con una finezza unica. Sì, anche qui sembra di vedere qualcosa che viene dal Medioevo, dal primo Rinascimento. È incredibile. La brava e simpatica Chiara Luzzi con questo omaggio a Caravaggio. Sì. Questa è una metafora, questa
lancio dei serpenti al giorno d'oggi alla tecnologia in testa, troppa tecnologia, fa una brutta fine. Delle sculture lavorate in ferro di Onofrio Laleggia, la ginnasta, quanta dolcezza nelle sue forme. Sì, la sinuosità delle forme, la postura, sembra che sta per muoversi. Francesco Fazio, un omaggio all'infinito, molto interessante questo mondo che gira, originale proprio. Sì, lui ogni volta mi stupisce per questa cosa, lui riesce a rendere leggero il metallo, quindi io... Prossimamente avremo la sua personale, sì, tra l'altro. Tanto poi Francesca Lunardo, che è la sua per questo abito da donna, sì, da sera. Molto romantico, molto romantico, mi rimanda a questo. Susanna Cauli, con il cuore finito. Sì. E il cuore rinato, possiamo dirlo così. Sì, quindi un messaggio molto positivo, una grande mano, devo dire. Ceramica. Riesce veramente a dare prezioso un movimento e preziosire queste creazioni, sono molto originali. Continuiamo di qui e troviamo un'opera di Joseph Vierzone, che vive in Francia. Composite di volti, credo tutti al femminile, sì. Sì, questi volti che escono dal colore, sono volti fantastici, fantasiosi, anche un po' inquietanti, sembra quasi che ci stiano giudicando in qualche modo, però il colore è bellissimo. Emanuele Degano, eccoci qua, la corona di spine. Sì, anche qui questo astratto puro. Però ci dà l'idea, perché questo giallo che ci viene fuori sembra pungere, no? Molto interessante. Che dialoga con Renzo Remotti, Rings, sì. Room. Sì, con la sua idea una proiezione, sì, di proiezione, questa donna che è chiusa nel suo mondo, che cerca di immaginare cosa c'è fuori, forse sicuramente un richiamo al lockdown, alla quarantena. E alle spalle della differenza in video c'è una Eva Marrone col tramonto, wow. Bello, bellissimo. Molto, questo ci trasporta dentro la tela, con questo uso del colore, queste sfumature, è brillante, è molto intenso. Mentre Anna D'Ambrosio ci fa pure delle domande. Sì, qui c'è del simbolismo, veramente questo va osservato. Ci racconta qualcosa, ci racconta una storia. Sì, non è la solita, sì, lei l'oltre, è sì, il centro che non può essere la realtà sua. Anche a Miami, sì, l'anno scorso. Sì, l'anno che ci quest'opera mi piace tantissimo. Proprio. Adesso mi girerei di spalle perché c'è Lucia Simini, con Umanità, ogni mano da un significato, da un messaggio. Sì, lei con una grandissima maestria riesce, col linguaggio dei segni, a farci capire che ci dice Umanità, a farci vedere che per quanto siamo tutti diversi, chi più alto, chi di un colore, chi di un altro, dobbiamo essere insieme, uniti. Guido Rosa con un'opera da Liliana, Fincantini, sì, forse. Sì, questo fa pensare subito da lì. È veramente molto forte, la sedia, l'uomo l'ha affibato come una sedia alla fine della sua vita, che però continua a camminare, quindi il messaggio... molto bello, nonostante gli acciacchi, i problemi, col bastone si va avanti. Serigni, c'era anche il problemale, sì, che sapeva che opera, sì, sì, Lights, sì, of Down. Sì, io trovo che lui abbia questa capacità di rendere artistico qualcosa di tecnologico, proprio va nell'anima della tecnologia, la rende leggera, la rende interessante, veramente bello. Sì, è da tanti anni che poi si applica alle sue opere narrate, come si guarda per sogno, invece andiamo al sottoportico, fantasioso. Sì, molto, molto. Molto allegro, molto vivace, sembra quasi grafica, sembra quasi una stampa, non sembra neanche che sia stato fatto a mano. Bello, forte. Giuseppina Brusati con queste tre opere va oltre il confine ed è di Basilea, Svizzera. Sì, qui abbiamo... Quello che mi piace di questa artista è che nonostante noi non vediamo mai i volti, sembra che possiamo capire che cosa stanno facendo, quello che stanno provando. La mamma con la bimba, la donna che sta per abbracciare qualcuno anche se non vediamo le braccia, è veramente, veramente bella. C'è là dentro, si vede. Graziano Cossu con un'immagine oltre il tempo, oltre il tempo. Sì, questa artista ama ritrarre donne
iconiche e devo dire che lo fa in maniera incredibile questo. Guarda l'orecchino. Sembra vero, sembra una fotografia. Bravo davvero. Carla Patella, magari ti avevo già visto sempre a Biennale, che dire, lezioni di piano, vorrei prenderle anch'io. Bellissima, bellissima, molto lei questa donna ci trasporta lì con lei, veramente bellissima. Passiamo a Ronnie Brogi con i suoi ritratti, uno alla modella e uno al nostro Vittorio straordinario, guarda come è riuscito con la minuziosità, il dettaglio, è veramente talentuoso. Sì, lui ha un talento particolare, sembrano fotografie, riesce per una linea in particolare delle venature, la pelle, tutto a pastello, a matita. Veramente si applica molto. Franca Sacchi, che si opere, ma sono talmente delicata, che è tra pittrice, musicista e danzatrice, ha fatto il conservatorio, il Verdi a Milano, e riesce a esprimere tutto quello che è arte attraverso proprio le sue idee, le sue mani. Guarda, con pochi segni riesce proprio a darci l'essenza di quello che sta ritraendo, questo albero, sull'oro, solo a china, veramente. Vabbè, veramente forte. Pure sì. Innamorati, abbiamo questa foto con una natura morta, però talmente semplice, però è talmente, come dire, da serenità. Sì, è delicata, è proprio pacifica, sembra di stare su una nuvola mentre si vede questa immagine. Cristiana Danna, che lavora col tessuto e fa il disegno d'amore attraverso una composizione originale, credo che sia unica nel suo settore, e si applica a questi collage. Sì, quadri totalmente senza dipingere, l'uso della stoffa, quindi moda e arte che si sposano, e poi la ballerina che rappresenta la fragilità femminile, ma l'armonia femminile, molto, molto delicato. Passiamo a Noia Carlandra e Santi, con l'angolo preferito. Un salottino, anche lei ha fatto una lavorazione molto delicata e attenta. Sì, con una tecnica assolutamente originale, non usuale, perché lei non usa il colore, non usa il pennello, usa materia, è veramente questo è molto interessante. Poi siamo qui con Giovanna Napoliani, che abbiamo visto ieri con la sua dolcezza e con la sua mano così attenta. Sì, anche qui il colore, questi colori sfumati, quasi colori dell'alba, questa ragazza velata, è molto romantico, intenso e comunica tantissimo. Mi farei fare anch'io il ritratto da Elena Zanardi, chissà se è parente del grande Zanardi. Udri è una mare meraviglia e poi c'è Mia. Sì, lei ritrae, anche lei è un'artista che ritrae donne iconiche, attrici, però con uno stile particolare che chiamiamo la pop art. Si dedica a particolari che inquadrino la donna che sta ritraendo, devo dire, molto belli. Lucia Massarina, che con questo quadro ombre, diciamo, persone, la luce dei fatti, dà una fama filosofia della pittura. Sì, anche qui c'è metafisica, c'è simbolismo, c'è questo stacco netto del colore, le sagome, che per quanto non abbiano i volti, ma le sagome sono ben definite, la luce intorno che insieme al titolo ci fa capire che noi possiamo, siamo noi che possiamo illuminare e scoprire le cose, devo dire molto interessante. Natalia, Girasi Nuova, che verso la luce fa un quadro particolare, vuol dire, sembra quasi Petra. Sì, povera nata una povera artista ieri durante il lockdown, questo uomo che segue la luce per uscire fuori da un momento buio, tecnica molto bella, gioco di luce e ombre perfetto. Luciano Bonini, un artista femminile, con le sue anime in fresco. Sì, Luciano Bonini usa questa tecnica della linea continua, molto interessante, sempre molto emozionante, e questa volta ci propone la sua linea continua anche con l'acqua che lo colora. Veronica Garcia, tre occhi, una forza unica, mirano sopra al mare e all'orizzonte, molto d'impatto. Sì, lei è molto comunicativa, nonostante ci sia molto astratto nella sua, nel suo stile, però esce fuori il messaggio, è chiaro, non ha bisogno di un'interpretazione
complessa, ecco, molto, molto, molto emozionante. Siamo sul legno e vado con il sigillo di uscire separati. Quanto concede, sembra quasi una Madonna. Sì, è veramente, veramente bello, è delicatissimo e nonostante la delicatezza ha un messaggio fortissimo, comunica tanto e la tecnica è perfetta, è veramente, veramente un'opera meravigliosa. Mario Vicolo, il Siero Cubano, un'opera particolare che proprio dà un'energia oltre. Sì. Lui è un fotografo e sembra è il contrario, cioè, di solito ci dice talmente perfetto questo dipinto sembra una fotografia, lui è talmente emozionante che le sue fotografie sembrano dipinti, è veramente, veramente forte. E siamo a Maddalena Cosa, questa incisione meravigliosa per questa straordinaria lei in sala di Cagliari. Sì, poi ecco, l'incisione è qualcosa che non si vede tantissimo ultimamente, purtroppo, lei è maestra, veramente è perfetta, perfetta. Queste opere di Nene Giglio raccontano come fosse un romanzo, una, due, e questa qui meravigliosa, guarda Flavia ripassando la lezione, guarda queste donne, queste bambine, una meraviglia. Sì, no, bellissima, lei ci racconta, entra proprio nel folklore, nelle usanze, nelle tradizioni, ce lo racconta con questi colori fortissimi, vivaci, fa venire voglia di viaggiare. E siamo a Rotondi, esatto. Rotondi Ruggero, con la sua ballerina, da un'emozione tutta attorno. Sì, è un sogno, sembra di stare in un sogno, sembra che i suoi pensieri e le sue emozioni abbiano improvvisamente preso vita e colore, io se dovessi dire che colore hanno le emozioni forse è proprio queste sfumature. Sonia Sansoni con il suo marmo sul legno, credo che tra il dolore, questa immagine di donna e questa, ha messo insieme un'arte, penso, sì, giapponese, queste incisioni che trovo veramente esilaranti. Sì, no, di grande potenza, il legno, l'incisione sul legno, i simboli, i pochi tratti che però ci fanno capire esattamente quello che sta provando, pensando, sentendo il soggetto, ma anche il modo in cui lei, questa cosa simmetrica, non ha messo il quadro dritto, ha messo come se fosse proprio, cioè tutto fa parte dell'opera, lo trovo veramente interessante. Felice Mero, meraviglioso, i colori dell'Africa, parla al femminile, ischitano, ha veramente un talento. Sì, lui con le mani riesce a fare queste donne straordinarie, viene voglia di toccarle, è veramente forte, sì. Passiamo molto a parlare con questo omaggio che arriva alle donne anziane che purtroppo in questo periodo alcune sono partite senza salutare la famiglia. Sì, lei l'abbiamo già vista, quest'opera bellissima, questa signora anziana che rappresenta l'Italia, il momento di sofferenza, quindi si vede dal suo sguardo che un po' soffre ma un po' è fiera, non è arrabbiata, è speranzosa, un'opera veramente piena di significato. Le tre di Fiorenza Dorazzi, queste tre immagini sono parli ma parlano da soli. Sì, lei è interessante perché raffigura questi corpi muscolosi, potenti, costanti, ma sempre in pose fragili, si difendono in qualche modo e tutto viene reso più dinamico dalla materia, da questa sua tecnica per cui l'immagine viene fuori e ci dà proprio questa idea di movimento, di un'immagine che però non è ferma, non è lì, sta per continuare, quindi molto affascinante. Viva Guglielmi, in estasi, e rappresenta tutto proprio questa immagine così forte. Sì, la tecnica della pittografia è molto intensa il volto di questa donna che ci trasmette tutte le sue emozioni, molto vero. Francesco Fazio, lo scultore, che questa immagine l'abbiamo visto prima, adesso lo rivediamo, però passiamo oltre a Marina Denti. Sì, qui anche questa è questa Venezia, a me piace l'idea emozionante, poetica, c'è questo movimento, le sfumature, i colori, la luce, la luce bianco, è molto, lei è affascinante.
Siamo a Rosanna di Cecca, queste due opere fatte nel dettaglio così di velocità, veramente ci ha messo in cuore. Sì, queste due opere c'è cioè, tantissimo amore, l'amore materno, l'amore materno perché quelle scarpe rappresentano il papà dell'artista e ci portano in un sogno, rappresentano una persona che è sempre vicino, quindi il cammino, e di qui invece c'è la mamma col figlio in una posa naturale in tutte le specie animali. Pensavo a Valentina quando mi conosci che fa questo omaggio a questo Cristo meraviglioso, direi, una forza, dal Vangelo secondo Giovanni. Sì, bellissimo, molto intenso e questa tecnica un po' fumetto lo rende ancora più forte e comunicativo perché ce lo porta proprio nel giorno nostro, questo comunica con tutti, a tutte le età. Non sono vero con la rinascita, si parla di donne in questo momento qui. Sì. Qui c'è tanto simbolismo, tanto sogno, tanto onirico, questo volto di donna che esce fuori da un fuoco, come se dovesse rinascere da qualcosa di brutto, i fiori intorno che danno speranza, anche tutto. Così sarà mio, con Sognando la libertà racconta qualcosa che se fosse un film. Sì, con il colore e pochi tratti, un'opera di molto fortissimo impatto che ci racconta la violenza di genere. Anche c'è rito, fa paesaggio, queste bocce, questi colori, come fosse un cartone. Sì, molto è un astratto, ma con questo uso del colore, queste sfumature assolutamente impastate benissimo, molto piacevole. Lara Bruno, c'è questo uomo che fa ritratti a questa donna. Sì, stiamo osservando un artista che durante il suo lavoro è molto bello, sì. E Fulvio Sterardo, ecco, parla con queste tre opere materiche che parlano di se stessa, della sua personalità, forse anche del suo sogno. Sì, qui vediamo il colore che fa la protagonista, la geometria, la materia, si vede che comunica tantissimo, che si fa affascinare dall'espressione artistica che ne ha bisogno, in urgenza. Violetta Volcaro, guarda che Maria che si fa degli animali sospetti con questi colori, una mano meravigliosa, fantastica, di Tuccia, romanista. Sì, 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 tecnica impeccabile, le linee nette, i colori perfetti, le sfumature, carico di simbolismo, è veramente un piacere. Dà un'espressione di vita proprio. Sì, sì, anche qui il colore e il movimento è il protagonista di questi quadri. Ci porta in un mondo, nella sua visione del mondo, delle cose, bellissime. Abbino Rossi con queste colori di stemma. Sì, qui, anche qui, colore, ma qui il protagonista è il bianco, perché quei punti di luce, quei punti di fuoco bianchi illuminano il quadro in maniera incredibile. La gioia, la quintessenza di Paolo Pavan, che oltre il suo modo, oltre la sua arte, con l'Accademia di Belle Arti di Verona, rappresenta un altro particolare. Sì, guarda qui il movimento, l'energia, la voglia di esprimersi, il colore, questo quadro mette allegria e più lo guardi più scopri, perché uno sopra l'altro. Un artista già visto, conosciuto da noi, Romano Liga Pironi, molto forte, veramente forte, di Borstorff, di Bruxelles. Sì, lui proprio street art. Mi piacerebbe vedere un muro dipinto da lui. Un murale, sì. Un muro intero dipinto così, sarebbe bellissimo. Complimenti, veramente allegro. E siamo a Massimo Francalanci col suo Cristo, che apre la mostra. È un Cristo di interpretazione moderna, molto particolare. Sì, la sua arte si rifà all'architettura brutalista, che è questa che lascia la materia senza poi essere trattata, impreziosita. L'unica cosa che fa usa il colore rosso per enfatizzare la sofferenza del Cristo, è molto forte, è molto d'impatto. Un'opera straordinaria quella del maestro Giovanni Greppi, 7,20 m x 2,10 m, meravigliosa, fatta da bambini e da ragazzi disabili. Quindi credo proprio un inno veramente alla solidarietà. Alla solita idea è il più fragile. La trovo meravigliosa perché è enorme, solo per trasportarla, immaginate voi,
Quindi si può dire che il Greppi ha un gran cuore. Sì, è un'opera gioiosa, allegra, ci porta un messaggio stupendo. E poi l'idea è che qui ci hanno messo le mani più persone e comunque sembra uscita fuori dalla Donna Unicamente, è magico, veramente complimenti. Andiamo avanti con Angelo Scuderi, un maestro dell'acquarello di Sperlonga che fa opere veramente significative. Vedete che bella vita. Quanta dolcezza, ma soprattutto una proiezione di un futuro, di un'immagine. Sì, l'acquarello per fare le silhouette lo trovo veramente molto affascinante. È la prima volta che vedo un acquarello usato senza questo sogno intorno. È molto forte, i messaggi sono crudi, bellissimi. Una lampada particolare straordinaria di Archeo, industriale art design. La mettete in taolinica, vedete che proiezione qui? Sì, queste lampade che diventano esseri umani, questa anima accesa all'interno è sempre affascinante. E poi vediamo anche la nuova bottiglia, ma andremo a parlare dopo di lei. Intanto un panettone grande, tutto di castori bari. Questo è significativo, è molto forte. Sono un amico di Salteano, un direbbe Celentano, un uomo rock. Sì, bellissimo, un espressionista, c'è anche dell'astrattismo. Bellissimi colori, bellissimo l'uso del nero, mi piace tantissimo, il colore che si stacca dal nero è veramente forte, potentissimo. Ed eccola, e qui lui, Franco Girondi, con quest'opera particolare, la macchina del cielo. Guardate quanta minuziosità e ha messo, quanta fantasia. Sì, Franco Girondi fa delle opere luminosissime, sempre materiche, c'è sempre della materia, sempre e brillano. Io lo trovo veramente bellissimo. In questo luogo meraviglioso, tutto affrescato, la loro bottiglia fa questa croce, un mulino al Signore, alla chiesa e una fortissima ragazza di famiglia Noeto. Sì, la bottiglia ormai la conosciamo, col suo colore in movimento che adesso è diventato anche spirituale e ci regala questa croce meravigliosa che si muove, si increspa. Come un amuleto che ti salva da qualsiasi male. Siamo a Lorena Curvis, sì, con Charles. Sì, qui proprio la particolare. Sì, un'esplosione. Un'esplosione proprio. Sì, sì. E la trasposizione poi di Guglielmini, che siamo un quadro del Settecento, rifatto in versione moderna, Coen. Sì. Sì, questa è una rappresentazione del Covid, le mascherine, esatto. La sofferenza, la nudità, la solitudine, la disperazione. Bellissima tecnica. E il dialogo con Luigi Vicemini che dà speranza, è l'uomo che sogna con le stelle, che è quasi un omaggio al concorso del 29 novembre a Milano, ma dedicato. Sì, qui c'è sperimentazione, c'è voglia di creare qualcosa di nuovo, è molto intenso questo uomo che pensa sotto il cielo stellato. La meravigliosa foto di Caiavelli che è le stelle dell'animo e la mente, Summertime Sunrise, questa ragazza che è pugliese e di Bari, e riesce a conquistare le grandi vette con la sua dolcezza e la sua fantasia. Sì, lei fa questo lavoro, accosta fotografie di luoghi desolati a opere d'arte famosissime per dare di nuovo vita a questi luoghi. È bellissimo il modo in cui lei riesce a farlo sembrare nato così. E Francesca Fiore, un'amica di Matera, ci fa questa bella prima morte del Padre Pio. E con questa sua minuziosità del dettaglio sembra proprio una vera artista. Sì, sì, infatti qui lo sanno, i dettagli, come la luce, le sfumature, la vivacità, quella con la mela, sì, o le mani di Padre Pio, veramente. E siamo sul percorso adesso di incontro di immagini di Marco Renzi, col solitario, insieme con l'immagine la parte di una sera. Sì, questo sembra proprio o un fumetto, o il gioco di carte. Il blu e il rosso richiama il colore delle carte, possono essere letti da soli, ma centrale c'è un uomo solo con il suo animale, quindi c'è un po' questa individualità centrale. Rosanna Cecchet, un'artista speciale di Belluno che proietta i suoi sogni, delle volte anche le sue inquietudini, su tela. Sì, lei l'abbiamo vista, lei questa rappresentazione fumettistica di notizie di attualità, riviste sotto in chiave onirica, in chiave simbolica, molto colorato, molto dettagliato, bisognerebbe soffermarsi su ogni espressione.
E poi abbiamo questi due qua di forza, di impatto di Garuti, Giordano Garuti, che dialoga attraverso queste immagini un po' dall'incontro a forma e colori. Sì, guarda qui il movimento, il colore, sì. Come si muove, come si stacca sul nero. Dà proprio l'idea di qualcosa che si sta trasformando sotto i nostri occhi. Un amico, Corrado Aranzi, un antenne straordinario che ha con la sua posizione di arte e di colore, dà gioia e dà energia, un grande tono di energia. Proprio. No, guarda, sembra di cristallo, di vetro, sembra guarda la schiuma, è bellissimo, veramente. Le montagne di Gino Maria Sanlucco. Friulano, ma chiama le montagne e vede in sé delle immagini meravigliose, infatti da pace e da serenità. Sì, 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 vabbè, le vette delle montagne portano pace, sì. Sì, ma lui però l'inquadra l'immortale, il momento con luce particolare. Minopoli, infatti, su Minopoli, Forno del Vento, un quadro di pittura grassa molto bella. Sì, guarda qui, guarda i rossi che si staccano dal blu, c'è proprio un'attenzione in particolare, un amore per il colore che ci racconta proprio il mondo artistico di Minopoli. Diciamo a un copista proprio veneziano, che viene nel cuore di Venezia, Mauro Vescaglio, che col canale veneziano ci fa proprio una fotografia di uno scorcio di Venezia. Ecco appunto, questo sembra una fotografia, guarda i riflessi. Il fuoco del cappello, i particolari, le finestre, no, vabbè, una poesia. Porta gioia, in una casa porta gioia, sì. Sì, una poesia.